Adam Driver, un uomo che per me è una mania che non accenna a scomparire. Colui che ha dato inizio ai Wheelie, cioè ai Watch It Like It's Hot, in cui mi guardo tutta la filmografia di qualcuno. Perché francamente le porcate che ho tollerato di guardare solo perché nel cast c'era lui, per quanto mi riguarda, sono un po' record. E visto che c'è già stato, appunto, il primo Wheelie su Adam Driver, in questa seconda puntata sto un po' raschiando il fondo del barile, a onor del vero. Certo è che anche questa volta ho scelto di schivarmi. Di nuovo Lincoln. Non so perché quello proprio io non abbia nessuna voglia di vederlo, quando francamente per questo batch mi sono sciroppata delle pere di sonniferi che sono delle robe. Ma per evitare che questo video sia a sua volta un po' una pera di sonnifero, andiamo a incominciare. Ci sono tantissimi corti in questa selezione. Il bello è che sono quasi tutti disponibili online, che sia YouTube o Vimeo, insomma, li puoi vedere subito, trovi tutti i link per ciascun corto nel box. Sempre che io l'abbia trovato, perché non li ho trovati tutti. Il primo si chiama Archangel, è un corto del 2010. Da quello che ho capito, dovrebbe essere il trailer di un film che però poi non è mai stato realizzato. E infatti la trama che c'è su IMDb sembra accennare a un quadro molto molto più ampio che francamente dal corto, che se non mi sbaglio dura circa 8 minuti, a me è risultata completamente incomprensibile. Quello che è chiaro è che Adam interpreta un giovane uomo tormentato che ha appena compiuto una strage, una sparatoria, e si trova ad avere un incontro molto molto particolare. Devo dire che c'è una lunghissima scena di lotta, quindi la maggior parte in realtà del corto è su questa, secondo me, inspiegabilmente lunga scena. Vabbè, è una delle prime avventure di Adam e quindi forse è divertente anche solo per quello. Poi c'è il corto successivo, sempre del 2010, che non ho trovato, si trova solo il trailer in giro. Si chiama Gold Star Ohio e la sinossi dice così: quattro famiglie e un capo della polizia raccontano il giorno in cui arrivarono nella loro cittadina in Ohio, cioè sarebbe nelle loro rispettive cittadine, i casualty officers dei Marines, cioè coloro che hanno l'ingrato compito di comunicare a una famiglia quando un familiare sia rimasto gravemente ferito o addirittura ucciso. Poi arriva il primo di una serie di pugni nello stomaco, perché francamente le scelte di Adam in linea di massima non sono quasi mai facilissime. E il primo è di nuovo il 2010, è un TV movie, quindi presumibilmente non è passato al cinema, immagino che questa definizione voglia dire questo. Si chiama You Don't Know Jack e ovviamente il titolo è un gioco sul modo di dire, per cui quando You Don't Know Jack non sai un cazzo. Jon Snow. Il protagonista è Al Pacino e si raccontano le vicende di Jack Kevorkian, che è stato un medico che ha combattuto per il diritto all'eutanasia. E francamente, secondo me, dovunque tu ti piazzi nello spettro, insomma, di questo dibattito, questo film è molto dolce, nel senso che l'ho trovato onesto. È molto di parte, cioè secondo me è molto a favore. Però mi sembra che questo suo prendere posizione sia fatto con, ti ripeto, con un qual certo candore, non c'è il gusto di scioccare a tutti i costi, forse anche perché è un film per la televisione, e a un certo momento il dottor Kevorkian comincia a offrire appunto l'eutanasia a chi senta di averne bisogno e sonda i candidati sotto tantissimi punti di vista, da quello diagnostico, quello psichiatrico e via andare. Adam è uno dei pazienti che si sottopone appunto a questo primo esame del dottor Kevorkian. È un peccato francamente che il punto della storia sia un altro, perché penso che questo fosse un personaggio molto nelle sue corde, molto congeniale ad Adam Driver, e se mai ci fosse stato spazio, insomma, per espanderlo, secondo me sarebbe stato molto bravo. Però di nuovo il punto della storia è un altro. Mi ha fatto pensare molto alla prospettiva della storia rispetto alla medicina e alla scienza, ecco. Ripeto, questo secondo me vale dovunque tu stia in questo dibattito. E poi guarda un'altra cosa. Secondo me, non so come siano veramente andate le cose, nel senso che non ho letto se il ritratto di Kevorkian sia particolarmente fedele o se sia molto romanzato. Certo è che lui e i suoi colleghi, tra cui Susan Sarandon, interpretano i loro ruoli, sembrano mossi su tutto da una fortissima empatia. E forse è questo che rende tutto il film, ecco, molto empatico. Oddio, Novez, questa è stata una. È stata un po' una faticaccia per me, perché io, senti, l'ho detto mille volte, non sono una spettatrice cinematografica molto sofisticata e francamente io ho trovato J. Edgar una cagata pazzesca, cioè adesso senza citare il poeta necessariamente, l'ho trovato di una noia micidiale. È un film del 2011, è diretto da Clint Eastwood, ovviamente racconta la storia di colui che ha reso l'FBI l'FBI e anche del caso che ha fatto sì che l'FBI potesse diventare quello che è oggi.
Certo, a che prezzo viene da chiedersi dopo questo film? Secondo me uno dei problemi cruciali è che il protagonista è Leonardo DiCaprio, l'ho già detto, e lui interpreta J. Edgar a tutte le età. E secondo me il make-up suo e dei suoi coprotagonisti non è proprio all'altezza, specie in alcuni momenti. Per cui sembrano proprio solo con delle maschere di gomma e non lo so, a me non ha retto la sospensione dell'incredulità. In più, secondo me c'erano dei nodi narrativi che potevano essere usati proprio a livello di racconto della storia in modo molto più di impatto. Non lo so, su di me proprio sto film non ha funzionato. Il caso a cui accennavo, quello che ha fatto sì che l'FBI potesse avere un tot di regole precise e disegnate principalmente per l'FBI, è stato un caso drammatico del rapimento e uccisione di un bambino di 20 mesi. Una delle persone che viene intervistata per trovare quello che all'epoca erano sicuri fosse il colpevole, poi invece probabilmente no, è Adam Driver che fa il benzinaio, guarda, voglio sbilanciarmi, forse dice, guarda, 53-54 parole sullo schermo, voglio esagerare per un minuto e mezzo. Secondo me, se è lui l'unica ragione per cui potresti voler vedere J. Edgar? No, su Tumblr ci saranno immagini di come sia Adam Driver in quel film e tutto il resto è molto lento, è molto faticoso e zoppicato. E guarda che è un peccato perché secondo me sulla carta sarebbe stata una gran storia. In più, di nuovo, io non me ne intendo, però mi è parso, specialmente all'inizio, che ci fossero dei tagli delle inquadrature e la luce fosse molto elegante. Sembrava molto molto noir, sembrava come disegnato con la china, c'erano delle ombre molto profonde. Mi stava piacendo molto e poi mi ha perso per la strada. Nope. Poi torniamo a un corto, è il 2011, è su Vimeo, si chiama Sweet Nothings. Sweet Nothings è un'espressione che si riferisce alle cosine dolci che si dicono alle persone innamorate. È protagonista Adam Driver con sua moglie. Questo mi ha dato veramente fastidio perché secondo me è una grande idea, una buona occasione veramente un po' sprecata. Perché l'idea è che questo corto è stato girato al buio. E secondo me è molto bello perché si vede, cioè, in alcuni momenti che gli occhi non focalizzano negli occhi dell'altro attore. Poteva, secondo me, giocarsela molto questa storia dell'intimità giocata solo sul suono. Il difetto per me è stato che io mi sono sentita un po' un guardone, perché comunque sapendo che loro due sono una coppia anche nella vita, tutto il punto è che si tratta di un dialogo, adesso capisci perché sto balbettando. Si tratta di un dialogo di una coppia sui nomi che lui ha dato ai pezzi del corpo di lei. E fino a un certo punto tutto bene. C'è veramente molto awkward, però tutto bene. Alla fine lui ha scelto un nomignolo veramente offensivo per una parte di lei e lei reagisce. E lei reagisce. Allora, avrebbe potuto essere, secondo me, molto profondo nell'esaminare le reazioni dei due al buio, con un suono diverso. Ti ripeto, secondo me è proprio un'occasione sprecata. E il fatto che finisca con questa punchline della scelta offensiva, secondo me, almeno a me, ha sputtanato tutto il resto del corto. Quindi sì, non mi ha fatto impazzire. Poi ci sono una coppia di corti scritti e diretti dalla stessa persona che si chiama Sam Handel. E ti dirò che sul momento, subito dopo averli guardati, ero rimasta un po' indifferente, specialmente al primo. Invece, a ripensarci, guarda, mi son piaciuti. Il primo si chiama I'm Coming Over, è del 2011. È di nuovo con Joanna, anche se non si incrociano mai. E il ruolo di Adam è molto molto piccolo. C'è un'ipsteritudine in questo corto che è quasi letale. E ti sarà quasi letale subito, ma se riesci, iniettati un vaccino e vai avanti perché c'è qualcosa di Dirk Gently in questo corto, più che qualcosa, secondo me. Perché si seguono le vicende di Matt, come ti chiami? Downing, che gestisce un'agenzia di felicità olistica. Anche lui riceve chiamate di persone tristi e trova loro la felicità, o meglio, li invita sulla strada della felicità con un approccio olistico. Non ci sono spiegoni, non ci sono granché info dumps. All'agenzia lui ha due aiutanti, una segretaria che resta in ufficio quando lui vada sul campo e un assistente sul campo. Adam era l'assistente sul campo che è appena stato licenziato perché fa sempre tardi e quindi passa il corto, direi, ma in realtà sono 3-4 scene, forse 2 o 3, in cui cerca di riprendersi il suo lavoro. Sono brevi, lui è bravo, però insomma, di nuovo non è lui il punto focale di questo corto. È interessante secondo me il fatto che a un certo momento ci sia la definizione della felicità come dell'assenza del desiderio
E secondo me è una di quelle cose su cui vale sempre la pena discutere, ecco. È un argomento secondo me molto ricco di cui chiacchierare. Questo è corto però, perché se non mi sbaglio, aspetta, fammi pensare. No, questo forse è quello da 25 minuti. Beh, peccato, insomma, non c'è posto per parlarne più di tanto. Quello successivo è del 2013, si chiama The River, e a me è proprio piaciuto fondamentalmente per l'atmosfera che ha. Anche I'm Coming Over ha un'atmosfera secondo me molto netta, specie per la fotografia, insomma, o diciamo il filtro, io lo chiamo così, che c'è sopra le inquadrature. Mi piace la palette di colori, mi sono piaciuti molto i suoni. In The River è tutto in mano alla protagonista, secondo me. Una donna molto incinta, ha tanto caldo, è al lavoro e implora al suo capo: guarda, posso uscire prima oggi perché io devo andare al fiume, non ne posso più. Lui glielo lascia fare. Sulla strada tra lei e il fiume ci sono un sacco di ostacoli, incluso un adolescente che rompe le scatole perché lei gli compri dell'alcol. Adam è il commesso del negozio di alcolici. Ha una o due battute, anche lì si vede appena, però è un corto. Questo secondo me dura circa 10 minuti. Te lo consiglio, secondo me è grazioso, ripeto, ha un'atmosfera particolare che pure in così poco tempo secondo me si percepisce in modo molto chiaro. Poi, beh, io qua ho fatto una scelta vigliacca, perché è sempre il 2013 e è il turno di Tracks. Nel cast insieme ad Adam c'è Mia Wasikowska, che interpreta Robin Davidson. È una storia vera, si tratta del piano di Robin di attraversare l'outback australiano da sola su un percorso di, se non mi sbaglio, 1700 miglia, in compagnia solo del suo cane e di tre cammelli, con una incinta, quindi Buzz alla fine sono quattro cammelli. Il cane si chiama Diggity. È interessantissimo leggere su IMDb le procedure che Mia ha dovuto seguire per interagire con i cammelli, ed è molto bello anche quello che fa Robin per interagire con i cammelli. Cioè, questo mi è piaciuto tantissimo. Però adesso io devo andare un attimo in bianco e nero per dirti, ti basti sapere che non ho finito di vedere Tracks, ne ho vista forse la prima primi 40 minuti. Certo, per quello che ho potuto vedere mi è sembrato ci fosse un dato molto positivo, e cioè che fosse un po' un ritratto dell'uomo come anche lui parte della natura. Ci sono dei momenti in cui Robin dorme sotto le stelle abbracciata al cane, e io non avrei mai e poi mai il coraggio di fare una cosa del genere, ma che bello però sarebbe averlo, perché immagino che in quei momenti ci si senta veramente tutt'uno con la natura, e deve essere un'esperienza veramente magica. Per via del look dell'epoca, Adam è particolarmente uno snack, però ripeto, anche questo per me non è bastato. Se non vuoi sapere perché, metto qui il timestamp in modo che tu possa saltare al film successivo. Dunque, questo non è il mio primo rodeo. E quando ho visto come si andava costruendo la faccenda con Diggity, ho consultato uno dei siti che io consulto più spesso, che è Does the Dog Die? Does the Dog Die non si riferisce più soltanto ovviamente alle morti canine, ma in generale alle morti animali. E per me è sempre di grande conforto, perché ti avverte, ci sono anche i commenti che spiegano quando la cosa succeda e come, e se non vengo colta di sorpresa, per me insomma è meglio. Qui ho scoperto cosa sarebbe successo, cioè che Diggity sarebbe morta mangiando una di quelle esche avvelenate per i dingoes. Poi ho trovato i diari di Robin e ho trovato il momento in cui questo è successo, e mi sono detta: forse posso riuscire a vedere tutto il resto del film, schivare solo quel punto lì. Però è stato più forte di me e non me la sono sentita, ecco, neanche per Adam con gli occhiali che fa il fotografo. E ok, sì, lo so che è la scelta vigliacca, però non ce l'ho fatta. Sempre del 2013, IMDb registra anche un film che si chiama Blue Bird, che per me è risultato introvabile. L'ho cercato dappertutto, sui canali legali, sui canali illegali, è in vendita su iTunes ma non in Europa naturalmente. C'è un sito però dove, volendo, puoi inserire la tua email per far sapere ai creatori del film che lo vorresti distribuito anche nel nostro paese. Io la mia mail ce l'ho messa, volendo trovi il link di questo sito nel box. Poi è il turno di una comparsata nei Simpson, la stagione è la 27, l'episodio è il primo. Marge e Homer stanno avendo problemi matrimoniali e, per fartela breve, insomma, nel cast delle voci ci sono tutti i personaggi principali di Girls. Adam ha una battuta sola alla fine, che francamente mi sono sentita di inserirti qui. Hannah, what does that one mean? Se per caso non hai voglia di vedere tutto l'episodio, che pure è divertente. Ah, questo è un film che mi ha lasciato sul momento un po' perplessa,
Ma sai che di nuovo, ripensandoci, mi è piaciuto da morire per le scene particolarmente silenziose e di panorami. Si chiama Midnight Special del 2016. Ho letto su IMDb che il primo giorno sul set di Midnight Special per Adam Driver era il giorno in cui ha saputo che sarebbe stato in Star Wars, che deve essere stata una signora emozione da reprimere, secondo me. È la storia di un padre e un figlio in fuga, li inseguono da un lato il governo e dall'altro uno strano. Una setta, un culto di qualche tipo. Quello che mi è piaciuto molto anche di questo film è che non mi è sembrato ci fossero effettivamente degli infodumps. È un puzzle che si lascia un po' comporre e alla fine ti accorgi che nella scatola di pezzi ne mancavano 5 o 6. Quindi questo ha i suoi lati positivi e negativi, nel senso che è divertente il viaggio fin lì e l'immagine alla fine la capisci, però non ti aspettare che sia un ricamo perfettamente concluso. Il regista, Jeff Nichols, è lo stesso che aveva diretto Loving, quello con Ruth Negga, che era stato negli Oscar di non mi ricordo più se l'anno scorso, l'anno prima o l'anno prima ancora. Nel cast insieme ad Adam ci sono Michael Shannon, che io adoro, e Kirsten Dunst, e anche Joel Edgerton, che è protagonista insieme a Will Smith di Bright. Ho visto che in tanti ne hanno parlato, che è su Netflix, io ancora non l'ho visto. Il protagonista, il bambino si chiama Alton, è interpretato da Jaden Lieberer, che sarebbe Bill di It. Devo dire che in questa seconda selezione di cose fatte da Adam Driver, forse Midnight Special è il mio secondo preferito. Specialmente perché appunto ci sono questi momenti di quiete prima della tempesta, tanta sospensione dell'incredulità, scene di guida notturna e di nuovo momenti di empatia fortissima che mi hanno colpito, anche se sono immersi in tanto silenzio, forse proprio perché così risaltano di più. Il preferito in assoluto di questa selezione, te ne avevo parlato anche in un video di quelli della sequenza di Natale, è Patterson, è del 2016, diretto da Jim Jarmusch. E ti avevo detto in quel video là, non succede niente. Non è necessariamente vero, solo succedono cose piccole. Si segue una settimana nella vita di Patterson, che abita a Patterson e fa il conducente di autobus. Scrive poesie senza nessuna ambizione di pubblicazione perché sono solo, non lo so, cose che sente di voler mettere fuori. Le condivide solo con la moglie, che adora, che ha una marea di vene artistiche, che esplode di desideri artistici e forse non necessariamente li porta tutti a compimento, ma il modo in cui entrambi sembrano abbracciare i difetti l'uno dell'altra è molto dolce senza essere melenso. Una delle gag che ho letto fosse ricorrente sul set era che quando qualcuno chiedeva magari di rifare una scena, insomma, la posso fare meglio. Lo scherzo era: beh, sì, questo film lo dobbiamo far bene perché lo vedranno ben 12 persone. Mi rendo conto che non è, non saprei come dirti, non ha una trama vera e propria. L'ho visto definito, aspetta, amorfo e insipido e paragonato alle torture di Guantanamo. Io l'ho trovato balsamico, l'ho trovato calmante. Forse anche perché non pretende di tenere la tua attenzione con esplosioni o cose molto chiassose, anzi, è un bisbiglio, è stare sotto una copertina a guardare la televisione senza che sia chissà che evento clamoroso. Per me è stato molto piacevole, ecco, l'ho anche rivisto dopo la prima volta perché a me piace molto. Ci sono anche peraltro dei gratuiti momenti di gentilezza tra esseri umani che scaldano veramente un po' il cuore, francamente. E questa di nuovo per la mia inettitudine sicuramente e la mia non educazione cinematografica, ho trovato Silence di Scorsese del 2016 veramente una punizione. Dura per sempre, non finisce mai. È la storia di due padri gesuiti portoghesi nel XVII secolo che ricevono dopo tanti anni di silenzio notizie preoccupanti sul loro mentore che è interpretato da Liam Neeson. Pare che abbia abbandonato la fede e ovviamente abbia smesso di fare il missionario. I due giovani si rifiutano di credere che il loro maestro, il loro mentore appunto abbia abbandonato il cristianesimo e quindi partono a loro volta per il Giappone un po' per capire come stiano le cose, per vedere se quel germe di cristianesimo che a quanto pare aveva un po' attecchito ha tenuto e soprattutto per trovare notizie di padre Ferrera, se non mi sbaglio, si chiama Liam Neeson. I due, naturalmente, i due giovani sono Adam Driver e Andrew Garfield, che secondo me è particolarmente molto bravo, specialmente per l'addizione, mi è sembrato. Secondo me è un film che si sono giocati molto male in fase di promozione, perché c'è una scena centrale
che hanno fatto vedere a tutti i talk shows dove i protagonisti di questo film siano andati a promuoverlo. In più, te l'ho detto 4 milioni di volte a questo punto, ma io faccio veramente molta fatica con le scene di tortura e qui necessariamente di tortura ce n'è tanta. E non ho neanche del tutto capito, se devo dirti la verità, quale sia il messaggio alla fine. C'è un... No, questo non te lo posso dire. In più, a me questi ritratti dei momenti più bassi, secondo me, dell'umanità, capisco tutto, capisco la prospettiva storica, quello che ti pare, ed è evidente che è un problema che certamente il mondo non ha superato, però quando si ritratta la sicumera di un essere umano che dice a un altro essere umano che cosa è giusto che quel secondo essere umano ami, creda, idolatri o quant'altro. Io lo trovo molto molto deprimente. È ovvio che è vero e non è che trovarlo deprimente vuol dire che io debba ignorarlo e coprirmi gli occhi con un bel nastro rosa e far finta, ma no, no, non è mai successo. No, è ovvio che è interessante guardarlo, però certamente ecco, non è piacevole. Non ho trovato la data esatta, questo è di nuovo un corto, di nuovo con Joanne e mi è piaciuto tantissimo. Si chiama The Basement e ti consiglio di non guardarlo di sera. È la storia di una coppia che va a cena dai genitori di lei. A lei non piace tornare a casa dei genitori. Confessa malvolentieri perché ha paura di quello che c'è nel basement, nel seminterrato. Non ti dico nient'altro, è molto breve, è un piccolo trivia. La prima volta che l'ho visto erano le 3 e ho cominciato verso le 3:46. A un certo momento c'è un'inquadratura su un display perché Joanna si sveglia di soprassalto per via di alcuni rumori strani durante la notte. Questo succede alle 3:48. In quel momento il mio orologio segnava le 3:48, io ho leggermente freaked out. Ho fatto un video giusto sul finale di Girls. Secondo me sì. Se non hai voglia di sorbirti, per quanto a me alla fine della fiera Girls è piaciuto, non nel suo finale, però nel complesso sì. Se non hai voglia invece di guardartelo tutto, cosa sono 6 stagioni, ho trovato su YouTube un canale che ha fatto un montaggio solo delle scene di Adam Driver, ovviamente anche di questo c'è il link nel box. Non so se riesci a seguire tutta la storia guardando solo quelle scene lì, però certamente la storyline di Adam sì. Poi c'è un film che mi ha stupito molto, ce ne sono due di fila. Di film che mi hanno un po' stupito. Il primo si intitola The Meyerowitz Stories del 2017, è diretto da Noah Baumbach. E se avessi fatto ricerca prima sarei stata meno stupita perché ha scritto Frances Ha, The Life Aquatic of Steve Zissou, Fantastic Mr. Fox e quel While We're Young che era entrato nella prima tranche di cose viste perché c'era Adam Driver. Il cast è anche lui è un po' particolare, dunque ci sono 3 fratelli che sono Ben Stiller, Adam Sandler, che attenzione non ho odiato in questo film, e Elizabeth Marvel, sono tutti e 3 figli di Dustin Hoffman. Poi c'è Emma Thompson, un cameo strepitoso di Sigourney Weaver e ovviamente Adam Driver, che forse è il penultimo dal fondo perché credo sia in scena 1 minuto e mezzo. È la storia di una famiglia gravemente disfunzionale che si trova riunita in occasione di un evento che celebra la vita artistica del padre, cioè di Dustin Hoffman. Ben Stiller ha un'agenzia di investimento di buon successo, Adam Driver è uno dei suoi clienti, appunto lo si vede molto poco, ha delle battute da grande grosso giandone, buono e un po' tonto. E vabbè, ti confesso però che al di là di Adam Driver, questo è un film che secondo me potrebbe essere comunque piacevole da vedere. La cosa che mi ha veramente molto molto stupito è che il kick finale, la frase ad impatto emozionante ed empatica, la dice Adam Sandler e su di me ha funzionato. Poi, 2017, diretto da Steven Soderbergh, c'è Logan Lucky, che non pensavo mi sarebbe piaciuto così tanto. È scritto da Rebecca Blunt e secondo me su Rebecca Blunt andrebbero scritte delle cose perché questa cosa qui è troppo divertente. È la storia di 2 fratelli che tentano un colpo alla Ocean's Eleven durante una corsa NASCAR in North Carolina. Quello che rende il tutto delizioso è che né i 2 fratelli né i colleghi di colpo hanno la minima preparazione, cioè non somigliano in niente ai professionisti di Ocean's Eleven. Nel cast, insieme ad Adam, che interpreta Clyde, c'è Channing Tatum che fa suo fratello più grande. Daniel Craig con un accento obiettivamente improbabile, che secondo me nessun coach avrebbe mai dovuto tentare di installare sull'inglese di Daniel Craig. Poi ci sono Katie Holmes, David Denman, che per me è soltanto Roy di The Office. Ci sono anche per pochissimo tempo però Sebastian Stan e Seth MacFarlane. C'è anche una sorella di Channing Tatum e di Adam Driver, che è interpretata da Riley, chissà come si legge questo cognome,
Kiuf, che è la nipote, niente po' di meno che di Elvis. Di nuovo, questo è un film che, al di là della presenza di Adam Driver, io ti consiglio di vedere se per caso hai voglia di qualcosa di divertente, non necessariamente del tutto ciacarone. È un po' la Ocean's Eleven, ma comunque non è una copia, non è una squadra che vince che non si cambia, e ci sono dei momenti secondo me veramente molto molto riusciti. Poi è arrivato giustamente The Last Jedi. Tra i mille milioni di video che ho guardato sull'argomento, ne ho trovato uno secondo me molto interessante che esamina i temi musicali presenti in The Last Jedi. Trovi il link naturalmente anche di questo insieme a tutti gli altri nel box. Infine ho visto due episodi di Bob's Burgers. Io non ho mai visto, a parte questi due episodi che sono stagione 8, episodio 6 e 7, non l'ho mai visto Bob's Burgers, lo conosco soltanto dai memes che ci sono su Tumblr, però ti confesso che l'ho trovato grazioso. A me ho uno spettro, secondo me al top di sempre c'è Futurama, poi forse, fammi pensare, non riesco a metterceli tutti, però di qua per me c'è Family Guy. E quindi mi chiedevo dove si sarebbe piazzato Bob's Burgers. Secondo me è molto diverso, quantomeno queste due puntate mi hanno dato un'idea molto diversa. Mi sono sembrati meno satirici a tutti i costi e in questo l'ho apprezzato, specialmente perché sono puntate natalizie. Adam dà la voce a quello che credo sia un personaggio di passaggio che si chiama Art, e la cosa divertente è che sai che lui ha già la voce profonda, gliela fanno fare ancora più profonda e con una buffa intonazione, è molto divertente secondo me. Se non ne hai avuto abbastanza del clima da puntate natalizie di qualcosa, io a questo darei un'occhiatina. Le cose in arrivo. Dunque, Annette, quello che IMDb descrive come un drama musical con Michelle Williams, che mi piace tanto. Poi Black Klansman. Al timone ci sono Spike Lee e Jordan Peele, che portano sullo schermo un'autobiografia incredibile. Poi io adoro Terry Gilliam, quindi sono molto contenta che i due abbiano lavorato insieme nel Uomo che uccise Don Chisciotte, presumibilmente sarà tradotto così, penso. Poi di e con Sylvester Stallone arriverà Tough as They Come, e poi naturalmente sarà il turno di episodio 9. Il titolo in lavorazione di episodio 9 è Black Diamond, tenendo presente che l'episodio 8 si chiamava Space Bear, non penso sia necessariamente uno spoiler sapere che episodio 9 si chiama Black Diamond. E così questo è il secondo scatolone di cose che ho visto grazie / per colpa di Adam Driver. Come al solito la domanda è: fammi sapere chi è la persona per cui hai tollerato la peggior porcata di sempre. Visto che però nei Willy la votazione aveva previsto il Willy su Jake Gill, non ho ancora imparato come si dica il suo cognome, su Donnie Darko, la presenza di questo secondo Willy su Adam Driver ci scombina un po' i piani. Quindi la mia idea, prima di cominciare con tutti i venivili degli Oscar, come l'anno scorso, è di infilare un Willy dall'altra parte del cielo, un po' clandestino, nel fluire delle cose, in modo che poi siamo di nuovo dritti per fare il Willy su Jake. Intanto naturalmente voglio sapere se hai visto uno o tutti i film di cui ho parlato, se mi sono persa qualcosa, cosa ne pensi, se hai intenzione di guardarne qualcuno, se posso consigliartene due. No, tre. Io dico Logan Lucky, Midnight Special e Patterson. Sì, sì, sì. Quindi aspetto di sapere la tua opinione. Come al solito tutti i link possibili per chiacchierare sono nel box. E se ci riesco, ci vediamo domani con il Really di Jonathan Carroll. Ciao!